No, infatti penso che ci siamo stati, ci siamo mangiati 10 palle gol, quindi direi che gli effetti sono visti. Abbiamo sbagliato due errori di squadra di gruppo e lavoreremo in settimana per aggiustare un po' quelle due cosette lì. Ovviamente quando perdi non è sempre un piacere. Lavoreremo, lavoro in settimana ora, vedremo un po' come trovare la quadra e poi vediamo. Come avete vissuto il cambio in panchina? Che input vi sta dando Mister Colavero? C'è stato pochissimo tempo per poter lavorare, voi come l'avete vissuto internamente? Sono passati 2 giorni e ti posso solo dire che la squadra è a disposizione del ministro. Ministro, staff e società compresi, siamo tutti uniti per lavorare per un unico obiettivo. E ti dico, siamo nati due volte, quindi è ancora presto, però si vedono già ci sono stati dei bei risultati in settimana e delle belle risposte. A fine partita vi siete riuniti al centro del campo, si può svelare cosa vi siete detti? E siamo detti, è per far gruppo, ovviamente dopo che perdi, te l'ho detto prima, non è mai bello, quindi ci siamo riuniti, abbiamo fatto neanche 2 parole, perché tanto quando è finita la partita non si deve parlare a parer mio. Ci siamo guardati in faccia e poi ci siamo detti che da martedì ripartiamo. 3 sconfitte in 6 partite per un Savona ambizioso, inutile negarlo, sono probabilmente un po' troppe. Cioè, campionato di prima categoria non aspetta perché poi sono diverse le squadre competitive, i margini di errore siamo all'inizio, però incominciano ad assottigliarsi. Sì, è successo. Abbiamo perso 3 partite fondamentali, 2 scontri diretti praticamente, e questo qua. Ovviamente non possiamo più sbagliare. Ora non so quando hanno fatto le altre squadre, ma posso immaginare. Vediamo, è ancora lunga. Un po' di 6 partite, fondamentali sì, ma ce n'è ancora tante dietro da affrontare. Grazie.